Quando iniziamo il lavoro sulla nostra visione e lo facciamo sostenendoci con la scrittura, partiamo in genere dall'individuazione del nostro proposito, da quello che noi ci proponiamo, da quello che vediamo a lungo termine nella nostra visione. Io però vi consiglio un passo indietro, nel senso che è molto importante per dare una solida base a questo lavoro, alla nostra visione, dedicare del tempo alla narrazione di sé, andare a riscoprire quello che noi siamo stati. Un esercizio che vi consiglio utilissimo è andare a ritrovare le persone che hanno costituito, che sono state con noi nella nostra vita, partendo proprio dalla nostra infanzia. Ci sono persone che vedrete scrivendo riemergeranno, figure che sembrano marginali o che noi avevamo considerato tali, che poi scopriamo invece avere avuto un ruolo. Quindi andiamo a ritrovare le figure, dai genitori, i nonni, le persone che si sono prese cura di noi, gli insegnanti, le persone con cui anche abbiamo avuto un rapporto non facile. Scriviamo di queste persone, non è necessario dedicare pagine e pagine, ma è necessario andarle a ritrovare. Questo ci porterà a riscoprire alcuni aspetti di noi che ci saranno poi utili nell'elaborazione della nostra visione, quindi presa consapevolezza di chi siamo stati, di chi siamo oggi e di chi vogliamo essere domani. Quindi questo è un lavoro che proprio vi consiglio di fare. Che mi resta da dirvi? Buon lavoro e buona giornata!